La mafia è un'impresa. La mafia è un'impresa. È un'impresa come tutte le altre. Si confonde con le imprese perché è un'impresa. Perché produce e scambia beni e servizi criminali. È la cifra, diciamo, che qualifica quei beni e quei servizi che fa la differenza. Ma pensa, ragiona, compete, persegue obiettivi con la stessa logica di un'impresa. Però, a differenza delle imprese non mafiose, combina i suoi fattori produttivi con logiche e processi diversi. Uno dei fattori produttivi fondamentali della vita di un'impresa è rappresentato dalla risorsa finanziaria, dalla disponibilità di denaro. Quante volte gli imprenditori che conoscete, con i quali parlate, vi hanno confidato problemi, diciamo, di liquidità connessi a crisi di settore o a crisi più generali come quella che abbiamo vissuto nell'ultimo quinquennio. Beh, la imprenditorialità mafiosa ha questo primo segno di diversità perché generalmente non ha problemi di rifornimento di denaro. Poi farò un riferimento all'interessantissimo passaggio che è stato fatto qualche minuto fa sul tema dell'indebitamento e dei mutui, che mi piace perché è molto stimolante e fa riflettere. La mafia è il vecchio ed è il nuovo. È un soggetto che compete nel tempo e si adatta alle sue condizioni. Voi sapete, perché ce l'ho ricordato uno scrittore che io trovo sopraffino intelligente, Sciascia, che la mafia si muove lungo lo stivale, ormai è andata ben oltre, come si muove la palma, ma è riuscita a muoversi a una velocità estremamente più forte della palma. E come la palma in qualche modo si adatta o si è adattata prima che quel famoso insettino rosso cominciasse a distruggere diciamo quel Fabiano che tanto abbellisce, bene, la mafia nel muoversi modifica la propria immagine. Sì, che è stato molto brillantemente detto qualche minuto fa, il nostro soggetto, quel personaggio che vorremmo conoscere meglio dopo aver partecipato ad un convegno come questo, può addirittura presentarsi come una star. Mi piace molto questa definizione prelevata dal linguaggio della fiction, della comunicazione, dell'immagine, perché questa presentazione della star è estremamente utile perché le star sono seducenti, per definizione, rappresentano, diciamo, i livelli di comunicazione, di apprezzamento, di linguaggio, che attraggono l'attenzione. Le imprese mafiose sono delle star perché sono attraenti. E la mafia poi, nel muoversi lungo questo crinale e andare ben oltre, ha anche modificato i suoi caratteri genetici per apparire e risultare più attraente, per divenire una star. Per esempio, ha messo da parte, virgola, apparentemente, l'esercizio della forza di intimidazione che deriva dal vincolo e che produce, come sapete, omertà. Magari faremo una ricerca sui tassi di omertà e andremo a misurare la omertà a Corleone, c'è un relatore di Corleone, poi andremo a misurare la omertà a Verona, nel sud Roma. Magari il rivelatore della omertà a Verona ci darà un risultato significativo. Ma la mafia poi è un soggetto ibrido, fa tante altre cose. Gli osservatori della criminalità organizzata sulla scena globale ci danno delle notizie pessime che non possiamo non prendere in considerazione. Qualcuno ci racconta che questo potrebbe essere il servo delle mafie, brutta definizione, ma proprio niente di buono per quelli come me che vengono da un secolo che ha tentato di combattere le mafie. Vuol dire forse una sconfitta? In questa modificazione le grandi reti criminali, noi in Italia chiamiamo mafia, la mafia,
ma sapete che il termine generalmente è accettato in letteratura quello di criminalità organizzata. Le grandi reti criminali e la criminalità organizzata fanno tante cose contemporaneamente. Qualcuno ci dice che non si occupano solo di malaffare inteso in senso economico, parassitario, predatorio, ma cominciano a occuparsi di terrorismo, e cominciano a occuparsi di traffici nuovi, per esempio, trattano esseri umani, o se preferite trattano pezzi di esseri umani. Questo è ancora più sconvolgente, non se ne parla, esiste il mercato degli organi, naturalmente tratta carri armati, e quindi interagisce con coloro i quali acquistano i carri armati, acquistano le armi, quindi ha una sua dimensione geopolitica. Ma quante cose è questa mafia?